Una platea di giovani studenti lombardi ha riempito l'auditorium Gaber in occasione dell'evento dedicato ad Arrigo Castelli, il grande lombardo di San Giovanni Bianco, papà del magnetofono e dell'elettrocardiografo. La sua è una storia geniale, cominciata nel 1947 nella cantina di uno zio, dove per la prima volta cattura la voce registrandola su un filo d'acciaio. Nel 69 le sue apparecchiature vengono usate per raccogliere i racconti di Armstrong, Collins e Aldrin tornati sulla Terra dopo aver messo piede sulla Luna. La sua è anche una storia di passione e curiosità, che culmina con l'invenzione dell'elettrocardiografo e dal suono vocale si arriva a registrare il battito del cuore. Provare a trasmettere queste sue grandi qualità, tipicamente lombarde peraltro, ai ragazzi delle scuole, secondo me è un messaggio positivo, insomma, in un momento particolare, in un momento in cui c'è bisogno veramente di stimolare i ragazzi ad appassionarsi. Ecco, lui questo messaggio l'aveva sempre lanciato e la sua vita è stata tanta passione. È uno stimolo ai giovani di continuare ad andare avanti, pensare positivamente al futuro, essere curiosi, studiare e poi di sfruttare la loro curiosità e il loro carattere per magari un giorno anche loro inventare qualcosa. Questa invenzione è stata molto utile a cose che anche a noi adesso servono, sia per la scuola che per la vita di tutti i giorni. La tecnologia in così poco tempo ha fatto dei passi molto da gigante.